Un Inter che arranca a fatica, quella di ieri contro il Valencia nell'amichevole della Guinness International Champions Cup. Un Inter che perde clamorosamente per 4-0 dopo la sconfitta avvenuta qualche giorno fa con il Chelsea di Mourinho. Niente di fatto per la nuova formazione di Mazzarri che incassa un altro KO. E con una squadra così lenta e che fa fatica ad attaccare, prendere gol è un attimo, infatti il primo arriva subito al 7° minuto, con un tiro formidabile di Banega. E le altre reti arrivano poco a poco, con una facilità disarmante, perché sono i nerazzurri ad essere disarmati del tutto. Doppietta di Vieira e gol di Dijon. Il presidente dell'Inter, Massimo Moratti, giunto fino a New York per constatare la reale salute della squadra nerazzurra, ha dovuto ammettere tutta la sua delusione prima di fare il punto sulla trattativa con Erik Thohir per la cessione di importanti quote della società. Va avanti e i tempi saranno rapidi perché non si può invecchiare su questa trattativa, ha spiegato Moratti. Anche perché ho potuto constatare che si tratta di un gruppo molto compatto e scrupoloso nel portarla avanti. E di nuovi arrivi ce n'è bisogno perché con una formazione così gelatinosa sarà difficile stare al passo con le grandi.